Buongiorno, sono qui a presentarvi un corso che ha un titolo articolato come Arte contemporanea, innovazione culturale e tecnologie digitali. Un corso che si propone già nella sua dicitura di superare quel fossato che divide tradizionalmente le due culture, la cultura umanistica e la cultura industriale, ingegneristica o arte e digitale, tecnologie digitali, arte e tecnologia. Come lo fa, come può farlo, come possiamo pensare di farlo? Innanzitutto spiegando che cos'è innovazione culturale o anche innovazione cognitiva. Innovazione cognitiva è la scintilla. Quando scocca la scintilla? È questo che ci dobbiamo chiedere e possibilmente acquisire il metodo, no? Attraverso cui il fuoco della nostra mente può divampare. La scintilla scocca quando noi guardiamo una cosa da un altro punto di vista, improvvisamente, quando mutiamo punto di vista e il nostro punto di vista, lungi dal rivelarsi fallace, velleitario, sciocco, questo nostro nuovo punto di vista si rivela invece più aderente alla cosa stessa, più capace di combustione, se vogliamo conservare la metafora. Ora, in che senso? Beh, anzitutto, in genere un mutamento di paradigma, un mutamento di punto di vista ha luogo nelle scienze, negli ambiti della cultura, no? Della sperimentazione. Un cambiamento di paradigma ha luogo quando, o anche quando, intervengono nuove tecnologie a mutare improvvisamente la scena, a moltiplicare gli attori o a suggerire che il pubblico che si è raggiunto, diciamo così, non è più il pubblico che raggiungeremo. Questo sarà più ampio, sarà comunque diverso. Non c'è dubbio che il digitale è in qualche maniera, con il suo irrompere sulla scena da circa 20 anni dell'arte contemporanea, ha ormai modificato le regole del gioco a più livelli. Ma prima di parlare di questo, con un attimo più di dettaglio, vorrei prendere spunto dalla congiuntura in cui ci troviamo. Una congiuntura difficile, una congiuntura di crisi pandemica, una congiuntura in cui per l'appunto musei, gallerie, gli spazi tradizionalmente deputati all'esposizione dell'arte contemporanea, no? All'incontro tra artista, processo creativo e pubblico, sono chiusi. Chiusi. Questa è una congiuntura che si è cercato di cogliere anche come opportunità per certi versi e io sono convinto che quello che molti musei, ad esempio, e anche gallerie, attraverso canali social, hanno messo in atto, lascerà una traccia quando l'emergenza, l'attuale momento, diciamo, di quarantena sarà terminato. Sono convinto cioè che l'attuale epidemia e la quarantena che è stata decisa pressoché in tutto il mondo, diciamo così, o in tutto il mondo industriale, in tutto il mondo in cui la pandemia si è ad oggi manifestata in maniera più, o è stata misurata in maniera più ingente, l'attuale quarantena ha spinto musei e gallerie, ma adesso vorrei concentrarmi sui musei di arte contemporanea, a moltiplicare servizi online. A moltiplicare le occasioni di incontro, diciamo così, di amicizia, per così dire, tra istituzione e rete. Questo perché la rete è diventato il luogo dove noi passeggiamo, visitiamo i musei, ci soffermiamo davanti ai quadri che amiamo di più. E tutto questo non è reversibile. Questa grande disponibilità di opere e progetti online non è reversibile, non tornerà indietro. Noi avremo ormai sempre più un doppio museo per ogni istituzione. Io mi riferisco all'arte contemporanea, ma non solo. Un museo analogico, diciamo, che andremo dove andremo quando vorremo, no? E un museo digitale. Senza una piena sovrapposizione tra le due, con una gamma di servizi, diciamo così, solo parzialmente sovrapponibile. Musei di arte contemporanea che in questo periodo di pandemia, per cercare di mantenere una continuità di rapporti con i visitatori abituali, hanno moltiplicato iniziative online, da cui possiamo partire.
iniziative come visite immersive, appunto mettendo online immagini di opere d'arte a alta definizione, quale in precedenza, ad esempio, non era possibile avere per ragioni di copyright e via dicendo, su cui adesso invece si è chiuso, diciamo così, un occhio in qualche modo. Si sono resi accessibili degli archivi che prima non erano accessibili online. Si sono avviati programmi educativi per i piccoli che sono a casa, non hanno babysitter, gli asili sono chiusi, no? E hanno sospeso le lezioni di danza o di primo nuoto. Musei che hanno varato dei progetti firmati, per così dire, online, sempre da artisti digitali. Vedete quante contesti nuovi o modalità applicative in questo momento le tecnologie hanno ricevuto sotto lo sprone, per così dire, di una enorme difficoltà congiunturale, che però lascerà in qualche maniera qualche piccolo frutto benefico, diciamo qualche innovazione permanente, longeva, la lascerà senz'altro. E una sarà sicuramente questa maggiore disponibilità, maggiore facilità di, come dire, trasferire online l'esperienza estetica relativa all'arte contemporanea. Voglio fare alcuni esempi. Naturalmente da tutto questo, e lo ripeterò nei minuti che seguono, da tutto questo discende una gamma di professioni nuove e che saranno sempre più richieste, e in cui, diciamo così, le due culture, la possibilità di far interagire tra loro immaginazione, fantasia, sensibilità e competenza digitale sarà sempre più richiesta e collocabile nei più vari, nei più diversi ambiti produttivi. Due esempi semplici, mi sono appuntato qua, gli indirizzi online, così che poi voi possiate andate a visitare due musei che secondo me hanno colto, diciamo così, il momento, la congiuntura per perfezionare la loro offerta online, per rendersi amicali, ospitali, no? Attraenti, online, trasferendo online la propria attività. Il primo è il Museo di Arte Contemporanea Chiasma di Helsinki, che io vi invito ad andare a visitare a questo sito qua. Trovate una grande quantità di progetti artistici che sono stati messi online e che prima non erano online, e alcuni di questi sono nati online per l'occasione. Sono progetti video, fotografici, di testo, sono archivi in cui si può navigare. È un sito molto ben fatto e anche graficamente molto attraente, che vi invito a visitare. Ovviamente qua cercate di capire anche che tipo di professionalità stanno dietro a queste operazioni. Professionalità nell'ambito della comunicazione, nell'ambito dell'amministrazione del museo, nell'ambito delle tecnologie digitali, nell'ambito della grafica digitale, nell'ambito della progettazione di servizi e piattaforme online, oltre naturalmente agli artisti che sono in qualche maniera il primo motore dell'iniziativa. Un secondo sito che io vi segnalo è quello del Museo di Arte Contemporanea di Tallinn in Estonia. Lo trovate qua, è un sito estremamente ben fatto e anche qui ogni giorno ci sono eventi, happening, iniziative, video, performance, offerte di servizi anche educativi per bimbi, curati con grande, diciamo così, soavità e competenza dai responsabili del museo. Il Museo di Arte Contemporanea di Tallinn in Estonia. Chiarito, diciamo così, in che senso noi stiamo vivendo in questo momento, in un momento di grande accelerazione, di grande accelerazione di processi digitali relativi all'arte contemporanea e di grande convergenza, di spiccata convergenza tra processo creativo in ambito artistico contemporaneo e mondo digitale. Vediamo adesso delineare una cornice più ampia, che evidentemente non parli solamente di coronavirus e di un momento particolare, ma che in qualche maniera dia una storia, una genealogia per questo dialogo tra arte contemporanea e digitale. Divido due ambiti: in che modo i musei di arte contemporanea hanno sperimentato l'ingresso in una società digitale, quindi mi soffermo su un processo
decennale o di 2 decenni, diciamo, non più vecchio, in un primo momento. E poi vedremo insieme brevissimamente come gli artisti, quelli che tradizionalmente chiamavamo artisti, hanno modellato la loro professionalità, o almeno una parte di loro, in coincidenza con l'ingresso nella società digitale. I musei, dunque. Un museo tradizionale, un museo analogico, ha i suoi punti di forza, le sue missioni istituzionali in 2 cose, sostanzialmente. La conservazione del patrimonio, quadri, sculture, gli oggetti, le opere che sono di collezione del museo, che occorre in qualche maniera la manutenzione è molto importante, o addirittura il restauro nel momento in cui si andano a danneggiare, e anche lo studio. Diciamo che tutto questo fa parte di ciò che chiamiamo conservazione. E questa è la prima cosa, la prima missione istituzionale del Museo d'Arte, diciamo pure contemporanea, analogico. La seconda missione istituzionale del Museo di Arte Contemporanea, analogico, è l'organizzazione di grandi mostre. L'organizzazione delle mostre. Sono questi 2 momenti. E soprattutto le mostre sono dei momenti tipicamente evenemenziali, cioè one shot, che accadono, è il grande evento, e poi si concludono. Lasciano un catalogo, lasciano un afflusso, diciamo così, ma non si depositano in articolazioni istituzionali, no? Sono eventi unici, monouso, per dir così, con la terminologia che abbiamo imparato a applicare alla questione mascherine anti-coronavirus. Ebbene, l'ingresso in una società digitale ha modificato i musei in un senso, spingendoli in direzione di un momento terzo, potremmo dire una terza missione quasi del museo, un momento più specificamente educativo, in cui appunto la disseminazione di iniziative, corsi, lezioni, accompagna la trasmissione di competenze che sono in senso lato estetiche e digitali, ma possono riguardare l'intero scibile. Questo perché il museo digitale è fatalmente un museo che non vive di grandi eventi, ma è un museo che è sempre online, che è sempre accessibile, sempre disponibile. Non ha orari di apertura e di chiusura, né ha hits, diciamo così, come possono essere le grandi mostre, ma piuttosto un plateau di iniziative quotidiane, molte delle quali sono momenti di trasmissione di conoscenza, momenti didattici, momenti educativi, momenti seminariali. In questo senso, diciamo così, se il museo analogico per certi versi poteva somigliare a una grande fiera d'arte contemporanea, accesa, diciamo così, stagionalmente dall'evento Grande Mostra, il museo di arte contemporanea digitale è più simile a una università, a un ente di ricerca o, se vogliamo, una scuola. Naturalmente qua cresce la gamma di competenze e di interessi, diciamo così, l'agenda di ricerca del museo. Non si tratta più solamente di produrre mostre, ma si tratta sostanzialmente di offrire servizi alla cittadinanza, servizi, momenti di incontro alla cittadinanza. Quindi un'agenzia di redistribuzione cognitiva. Questo diventa il Museo d'Arte Contemporanea Digitale, per come io lo definisco, un'agenzia di redistribuzione cognitiva. Come hanno cambiato la loro professionalità gli artisti che si sono invece più sperimentati nel digitale, che hanno disegnato una nuova professionalità con riferimento a una società digitale? In 2 modi, molto diversi tra di loro. Il primo è l'entertainment, cioè gli artisti digitali hanno, alcuni, una parte, taluni artisti digitali hanno concepito, diciamo così, che il digitale nega la distinzione alto-basso, alta cultura, bassa cultura, cultura popolare, cultura aulica o di elite, e hanno progettato i loro interventi come dei grandi circhi digitali, come dei grandi spettacoli, coinvolgenti, immersivi, emozionanti, divertenti, fondamentalmente ludici. No? Ecco. Il piedistallo, diciamo così, dell'autore, l'aura dell'autore, dell'artista romantico, in quanto distaccato dalla comunità, dal pubblico ordinario, in questo senso è venuto meno. Si può dire anche, citando Richard Wagner, che è questo grande compositore, musicista tedesco, che
ha coniato l'espressione Gesamtkunstwerk, opera d'arte totale, che paradossalmente il digitale sembra avere per un verso spinto verso la produzione di grandi ambienti spettacolari, non la singola opera, ma grandi ambienti spettacolari che funzionano appunto come opere d'arte totali. Musica, quindi suono, spettacolo visivo, esplorazioni, diciamo, sensoriali di vario genere. Questo è il primo modo in cui il digitale ha un po' modificato l'intervento artistico. Il secondo modo è invece un modo molto diverso. Quanto spettacolare, esuberante, euforico sostanzialmente il primo modo, circense per certi versi, quanto invece misurato, applicato, focalizzato, modesto in qualche maniera, inappariscente questo secondo modo. Si è creato sostanzialmente una terra di confine tra arte e tecnologie popolata da nuove figure professionali. Queste nuove figure professionali sono artisti, ad esempio, che collaborano con amministrazioni cittadine a migliorare determinati servizi, a immaginare in modo nuovo la viabilità, a disegnare la semaforica esistente in modo più perspicace e magari, come dire, animato da un pizzico di humor. Sono artisti che collaborano con i dirigenti ospedalieri per rendere gli più amicali, più confortevoli, meno depri sensorialmente deprivativi i contesti sanitari, i contesti ospedalieri o gli ambulatori. Sono artisti che collaborano con industrie biomedicali, le industrie di diagnostici, ad esempio, per rendere più umane macchine di cui facciamo grande uso, ma che certo ci atterriscono non solo perché se facciamo un attacco siamo preoccupati per la nostra salute, ma spesso perché queste macchine sono disegnate in un modo, diciamo così, involontariamente crudele o molto secco, molto distanziante, che accentua il disagio di chi si trova a doverle usare. Sono artisti che disegnano applicazioni. Sono artisti che disegnano applicazioni di vario genere, diciamo così, come dire, introducendo, diciamo così, un di più di immaginazione e sensibilità all'interno di una catena produttiva in contesti industriali. Ecco, questo dialogo tra arte e industria, e naturalmente sto parlando soprattutto di industria del digitale, di, come dire, di prodotti digitali o di infrastrutture digitali, questa possibilità di porre in contatto fecondo, due ambiti così diversi, mi sembra particolarmente promettente e futuro. Naturalmente su questo, e concludo, e insisto sulla grande quantità di profili professionali inediti, commisti, duplici, che fino ad oggi non disponiamo. Umanisti tecnologici, tecnologi, diciamo così, che hanno immaginazione e educazione visiva, estetica, visiva in particolare, ed estetica in generale. Questi sono, ripeto, profili professionali estremamente distribuiti, no? E versatili, di cui ci sarà sempre più bisogno, e che si riversano fatalmente negli ambiti del museo, negli ambiti della produzione artistica, negli ambiti dell'editoria, negli ambiti della grafica, negli ambiti dell'amministrazione pubblica, negli ambiti della progettazione di servizi, e quindi negli ambiti del libero professionismo, negli ambiti industriali, io ho fatto alcuni esempi, ma ce ne possono essere infinitamente altri. Quindi arte e tecnologie digitali, arte contemporanea, innovazione culturale, modi diversi di abitare le città e i nostri habitat, anche domestici, creazione di servizi e tecnologia digitale. Tutto questo compone e comporrà sempre di più un unico paniere professionale. Grazie.